In questo video ci sono gli ultimi incontri che mi hanno portato al rango diamante Multiversus ed è successa una cosa particolare. Ho avuto un incontro particolare con uno Shaggy che ha iniziato a provocarmi e per qualche motivo io non mi sono offeso, ma Batman sì, capirete che cosa voglio dire quando arriverà il momento. Devo essere onesto, adesso che sono arrivato al rango di platino le cose stanno diventando veramente più difficili. Fino adesso, è strano a dirsi, ma i problemi più grandi, i giocatori più forti almeno, li ho trovati nel rango d'argento, probabilmente perché essendo usciti da poco le partite classificate, anche chi è molto più forte del rango in cui si trova attualmente stava nei ranghi bassi. Però adesso che sto cercando di uscire dal rango di platino, la situazione si è fatta molto più difficile, non solo perché ovviamente ci sono giocatori più forti a questo rango, ma perché il modo in cui vengono distribuiti i punti mi sembra sia cambiato tantissimo. Perché ho vinto 4-5 partite di fila e ho battuto avversari che mi hanno dato soltanto 5-6 punti. Poi ho perso una sola partita e ho perso 28 punti. Se la situazione continua a essere così, anche nei prossimi ranghi sarà difficilissimo arrivare al rango master. Nel frattempo questo Shaggy per la sesta volta ha perso tutte quante le schivate in 2 minuti di combattimento. No, non ci casco. Shaggy tecnicamente pure è un personaggio fortissimo, ma secondo me essendo proprio il primo personaggio che ti danno, ci sono un sacco di persone che lo giocano proprio in modo basico, senza fare nessuna combo, senza cercare di usare le cose. La Batbomba l'ha salvato. Senza cercare di fare le cose un po' più complesse, stavo dicendo. Ho sbagliato tantissimo. Avrei potuto eliminarlo facilmente, ma non mi aspettavo che rimanesse in aria là sopra. Devo essere veramente veloce se fa una cosa del genere. Perché Shaggy caricandosi può rimanere in aria un sacco di tempo. No, mi sta provocando. Ha cacciato le salsicce. Non so per quale motivo pensa di essere sicuro di vincere. Sta perdendo malissimo. Povero. Vediamo se lo rifà. Vorrei rispondere con qualche provocazione, ma quelle di Batman sono bruttissime. Cioè sono buffe, non è che sono provocatorie. Appena riesco vi faccio vedere l'unica che tengo, che è quella di base che hanno tutti i Batman. Potresti continuare a risolvere misteri, ma non servi nemmeno a quello. Oddio, Batman, non è così seria la situazione, calmati, abbiamo quasi vinto, calmo, non serve insultarlo così personalmente. Non ci avevo mai fatto caso che diceva sta cosa. Ancora continua a provocarmi? No, Batman, adesso lo devi minare fuori allora. No, non ti puoi far trattare in questa maniera. Anzi, qua dobbiamo essere super tossici se vinciamo. Perché ormai sono entrato nel personaggio. Batman si è incazzato, ora mi sono incazzato pure io. Però non posso essere tossico con Batman perché non ho le provocazioni giuste. Ho soltanto le emoji del sale. Cioè, chi si offende per le emoji del sale? È stupido, mi serve qualcosa di più offensivo. Cioè, perché uno dovrebbe offendersi per questa stupidaggine? Per Batman che incrocia le braccia. Mi auguro che Batman si sia calmato perché siamo tanto per cambiare contro un'area Stark. Che le classificate sono piene di area Stark. L'80% dei match che ho giocato sono contro le area Stark. E sono un matchup bruttissimo per Batman. Perché è difficilissima da colpire. Perché i personaggi un po' più bassi, in alcune situazioni, non vengono colpiti dall'attacco normale di Batman. Gli passa sopra la testa. Purtroppo non è l'unico attacco però che gli passa sopra la testa. Ad esempio il rampino deve essere mirato leggermente più in basso, altrimenti non colpisce Aria, Gizmo e i personaggi più bassi. Però dicevo, spero che Batman si sia calmato, perché purtroppo questo matchup non è uno di quelli dove puoi andarti a buttare a testa bassa e a menare mazzate, perché contro Aria li pigliamo in questa maniera. Bisogna aspettare che sbagli e poi... Lui ha aspettato che io sbagliassi e mi ha eliminato. Scusa, okay. Ma io sto zitto. Però forse una bella botta. Ecco. Non c'era niente che potesse fare. Cosa diciamo al dio dai mille volte? Però, a proposito di prima, cioè dell'insulto di Shaggy a... dell'insulto di Batman a Shaggy, penso una delle mie cose preferite in assoluto di Multiversus sono le interazioni tra i personaggi. Sono troppo divertenti. Penso che sia... Ho avuto un attimo di panico. Pensavo di essermi eliminato da solo. Per l'ennesima volta, non so quante volte. Attacco speciale basso in aria di Batman mi ha fatto eliminare. Comunque stavo dicendo, cioè le interazioni dei personaggi, secondo me, a prescindere poi da cosa ne pensiate di Multiversus, perché è abbastanza controverso, secondo me in alcune cose è molto giustamente, in altre un po' meno. Però se ci sono delle cose che funzionano
sicuramente bene sono le interazioni tra i personaggi e tutta la parte artistica. Penso dalla mia lunga pausa avrete avvertito quanto fossi preoccupato per quella situazione. Comunque sì, la parte artistica è riuscita veramente benissimo, perché ragazzi, ci pensate che comunque Multiversus ha personaggi che vengono da tutti i media, cioè cartoni, animati, serie TV, film, quindi farli coesistere in un unico gioco con un unico stile artistico è difficilissimo, deve essere stata un'impresa difficilissima per il team artistico. So cosa faccio. Se i sviluppatori che hanno bilanciato il gioco fossero stati allo stesso livello, sarebbe stato un gioco eccezionale. Ah, ho lanciato il Batarang dietro di me perché immaginavo che sarebbe andata dietro di me. Volevo che il Batarang la colpisse per farla ritornare verso di me, però stava troppo in alto aria. Mamma mia, questa mossa è fastidiosissima. Cioè è difficilissima. Dovevo imparare a soffiarla e basta, perché è difficilissima da gestire proprio. E siamo entrambi qua a un colpo dall'essere eliminato. Spero che questa vittoria mi dia abbastanza punti per uscire dal rango di platino, che non ce la faccio più a giocare oggi. No, un solo punto. Proprio perché ho detto che non ce la faccio più a giocare, il gioco ha deciso di mettermi contro un'altra Arya Stark della mappa peggiore possibile per Batman. Penso che da adesso sarò un poco più silenzioso, perché è veramente stancante combattere contro tutte queste aree. Soprattutto perché immagino non riusciate a vederlo dal video, ma la connessione in questo match è tremenda. I miei pulsanti sono con almeno mezzo secondo di ritardo. E combattere in queste condizioni usando Batman è difficilissimo, perché purtroppo non è uno di quei personaggi dove si possono premere bottoni a caso e vincere. Cioè un attimo un po' più di strategia, di pensiero a quello che si fa per riuscire a vincere. Sono arrivato a 111 di danni e non me ne sono nemmeno accorto. In 2 secondi Arya ti può eliminare. Dai, ti prego, Multiverso, se io non ce la faccio più non mi fare pure questo. No, quella mossa della spada purtroppo è fortissima. Ti fa scappare da qualunque situazione. E sono morto io quando sarebbe dovuto morire. Dura però quello da fare. Purtroppo. Cioè penso, veramente, parlando seriamente, nello stato attuale di Multiversus, almeno per quanto riguarda gli uno contro uno, cioè se giochi Arya Stark e perdi, l'avversario è stato più forte di te, punto. Cioè non ci sono, attenzione, non ci sono scusanti. È troppo più forte del resto del cast. Poi probabilmente nel 2 contro 2 farà schifo, non ho idea, però nel 1 contro 1 è devastante proprio. E mo che facciamo? Purtroppo quella spada, quando la tengo alle spalle, è una minaccia costante, perché potrebbe premere in qualsiasi momento il tasto per tornare dove sta la spada e non c'è niente che posso fare. Cioè dovrei provare a ferriarlo, ma è difficilissimo. Soprattutto poi con sta connessione. Forse faccio un altro stock. E dai. Oh! Sempre in queste situazioni. No, pensavo schivasse. Ho cercato di colpirla con attacco con scatto. La spada. No, pensavo ammazzasse. Invece no. Ah, invece ha ammazzato questo. Buono. Non me l'aspettavo. Combatti bene. Forse. Ah, cavolo. Pensavo. Se riuscivo a prendere un altro paio di volte, eliminavo sicuro. Però 60 di danni. La situazione non è tremenda, però veramente ci vuole pochissimo per eliminarti, Arya. Ultimo colpo. No!
Era facilissimo da prendere. Ho colpito con troppo anticipo. Ho finito le schivate. L'ultima botta. La spada la salvo. Ah, eccola là. La vittoria. E questo dovrebbe essere il rango di diamante. Eh sì, immagino le cose si faranno ancora più difficili. Non sarebbe un problema se il netcode del gioco riuscisse a gestire le connessioni in una maniera decente. Però ragazzi, devo essere onesto, non vedo l'ora di finire questa serie. Quindi ci vediamo al prossimo video, che sarà probabilmente la promozione a livello master. Vi ricordo di lasciare un video se il video vi è piaciuto. Lasciatemi un commento, fatemi sapere, non lo so, qual è il personaggio che odiate di più su Multiversus. E ci vediamo in quello che probabilmente sarà l'ultimo video, ovvero quello della promozione nel rango master.